Buongiorno a tutti, carissimi lettori del Commercio Edile. Finalmente siamo ripartiti per la fase 2. Questa brutta epidemia, questo brutto virus ci ha messo di fronte a tante sfide in questi mesi, ma dal mio punto di vista anche a tante nuove opportunità. Dobbiamo continuare ad avere la capacità di trasformare quello che consideravamo dei punti deboli in punti di forza. Pensiamo allo smart working, che ha dato alle persone l'opportunità di riprendersi un po' del proprio tempo. Per molti di noi questo si è tradotto in una nuova gestione del tempo stesso, non più lunghi spostamenti e ore sprecate in macchina, ma immediata efficienza operativa e di conseguenza la possibilità di stare più accanto anche alle nostre famiglie. Sono certo che questo sarà un nuovo modo di lavorare, perché abbiamo visto che funziona, rendendo l'attività lavorativa veramente più efficace. Non solo, abbiamo riscoperto valori quali il garbo e il rispetto tra le persone e l'ambiente in cui si vive. Nei giorni in cui era concesso solo una piccola passeggiata, abbiamo capito che anche le piccole cose ci possono rendere molto sereni e felici. Se facciamo nostri questi valori e continuiamo a portarli con noi, sicuramente ne beneficeremo tutti, sia a livello privato che a livello lavorativo. Ricordiamoci che i più importanti imprenditori italiani ed internazionali hanno ben chiari questi valori, e per questo si spiega il loro motivo, si spiega il loro grande successo e il successo di tutte le persone che lavorano nelle loro aziende. Io ho la fortuna di lavorare in Vaga, che ha nel DNA questi valori in modo assoluto. Per le aziende si prospetta quindi un periodo definito, oggi ho sentito un professore della Bocconi in un'intervista, di crescita post-traumatica. Significa sfruttare la crisi che abbiamo vissuto come trampolino di lancio per diventare imprese sempre più forti e competitivi. Guardiamo avanti e cerchiamo di prevedere nuovi scenari per investire nella giusta direzione. In questa nuova fase che tutti aspettavamo con gioia, questo è il percorso che seguiremo e che ci vede tutti protagonisti con una grande rinnovata energia. Abbiamo lasciato in disparte anche la frenesia per focalizzarci sulla progettualità. Come nell'edilizia, in cui si parte da un progetto per arrivare a costruire un edificio, e per farlo dobbiamo lavorare tutti insieme e in sinergia. Auguro pertanto a tutti un futuro ricco di progetti da costruire insieme. Un grande saluto a tutti.